A quel punto la situazione diventò sempre più strana e la poliziotta cominciò a flirtare con me. Una ragazza è venuta diverse volte per curare alcune cavità e all'ultima seduta lui le ha detto: «Ottimo, abbiamo finito, tutte le tue cavità sono state riempite». Lei è... Uomini di Reddit, qual è la cosa più inquietante che una ragazza vi abbia mai detto? Storia 1. Ho iniziato un nuovo lavoro e ho condiviso un piccolo ufficio con una donna della mia età e un paio di altre persone. Era carina, ma anche strana e super ingenua. Era cresciuta in una zona molto rurale. Lei flirtava con me, ma non ero interessato, così ha iniziato a inviarmi delle mail. Erano molto lunghe e dettagliate, descrivendo tutta la sua giornata, e me la inviava ogni giorno. Io non rispondevo, poi un giorno mi ha mandato una lunga email in cui confessava il suo amore. Ho risposto con le ovvie ragioni per cui secondo me non avrebbe funzionato, e le ho chiesto di smettere di mandarmi email ogni giorno. Ma non ha smesso, continuavano ad arrivare, e questo è andato avanti per mesi. Poi le ho chiesto di smettere di parlarmi, sia di persona che online. Ma le mail continuavano ad arrivare. Alla fine ho chiesto a un'altra mia collega, sua amica, di parlarle. Finalmente le mail si sono fermate. Poco dopo mi sono trasferito molto lontano, dall'altra parte del mondo si può dire. E un'altra collega mi ha inviato un'email dopo che ero andato via da qualche mese, chiedendomi in quale città abitassi adesso. Gliel'ho detto e lei mi ha risposto che aveva sentito che la ragazza pazza stava per trasferirsi lì, nella mia stessa piccola città. Non poteva essere una coincidenza, giusto? Ho chiesto quindi alla mia collega di ufficio maggiori informazioni e dettagli. La storia si è fatta sempre più inquietante. Stava addirittura per trasferirsi nel mio stesso quartiere. Aveva trovato un lavoro nelle vicinanze e cercava un vecchio amico. È passata una settimana prima che la mia vecchia collega di ufficio ammettesse che si stava prendendo gioco di me. E voi? Avete mai avuto un'esperienza con qualcuno che non riusciva ad accettare il vostro rifiuto? Storia 2. Questo è successo quando io e i miei amici eravamo ancora nel giro delle discoteche e dei concerti dal vivo, quando eravamo al college. Siamo andati in un bar e abbiamo preso un paio di drink, non abbastanza per ubriacarci, ma stavamo sicuramente passando una bella serata. Poi due ragazze si sono avvicinate e si sono presentate. Una sembrava ok, ma l'altra aveva un'espressione facciale così burbera che risultava quasi fastidioso guardarla. I miei amici hanno pensato: ok, due ragazze che fanno il primo passo, fantastico, vediamo dove va a finire. La seconda ragazza si è seduta accanto a me e fin dall'inizio mi è sembrata strana. Mi metteva una birra davanti e diceva: «Bevila tutta d'un fiato». Io la ignoravo ogni volta, ma lei non sembrava darci tanto peso. Questo tipo di cose sono andate avanti durante la serata, come se mi desse ordini: «Balla con me o facciamo un altro shot», mentre la sua amica parlava con i miei amici. Poi, all'improvviso, questa ragazza si è trasformata come se fosse stata posseduta e ci ha dato a tutti uno sguardo di odio, pieno di rabbia, e ha graffiato uno dei miei amici sul collo. In poche parole, siamo scappati da quel posto il più velocemente possibile. Sono immediatamente tornato sobrio durante il tragitto di ritorno e io e i miei amici eravamo silenziosi e impietriti durante il viaggio. Storia 3. Mi ha perseguitato per 5 anni dopo che abbiamo rotto. Continuava a scrivermi lettere a ogni indirizzo in cui vivevo durante quei 5 anni. Se non aveva l'indirizzo, le mandava a casa dei miei genitori. La più memorabile è quella in cui mi ha detto che si era sposata e che il marito era una persona fantastica, ma che purtroppo non ero io. Non molto tempo dopo che mi sono trasferito in un nuovo indirizzo, sono tornato a casa e ho trovato una scatola di biscotti che mi aveva spedito tramite FedEx. Alla fine mi sono trasferito in uno stato diverso. Sapevo dall'indirizzo di ritorno che viveva e lavorava lì e temevo che ci saremmo incontrati, ma poi ho capito che era abbastanza improbabile.
Dopo meno di un anno mi ha trovato tramite un blog su cui scrivevo e ha lasciato un messaggio sulla mia segreteria telefonica chiedendomi di incontrarla. Ho postato un messaggio sul mio blog dicendole di smetterla, di molestarmi, altrimenti avrei chiamato la polizia. Fino a quel momento l'avevo ignorata, sperando che avrebbe accettato il suggerimento. Quella sera mi ha chiamato e le ho ripetuto che avrei chiamato le autorità e da lì non ho più saputo nulla di lei. Se fossi il suo nuovo marito, di questa ragazza sarei completamente arrabbiato. Immaginate di essere innamorati di qualcuno e di sposarlo solo per scoprire che è ancora ossessionato dal suo ex e che gli scrive regolarmente delle lettere. Avrei iniziato immediatamente le procedure di divorzio per questo. Non è solo che scriva al suo ex, è che fondamentalmente critica suo marito e lo confronta con quest'altro ragazzo. Che schiaffo in faccia. Sono contenta che il ragazzo di questa storia l'abbia finalmente convinta a lasciarlo in pace. Storia 4. Sono un po' un magnete per le ragazze pazze, o forse è solo colpa mia, e non so sceglierle. Ma la cosa più folle che una ragazza mi abbia mai detto è stata: vorrei poterti rinchiudere in una gabbia e buttare via la chiave, così nessun altro può avvicinarsi a te, solo io. Sembra falso e folle, ma purtroppo è incredibilmente vero. Sfortunatamente sono stato con lei per circa un anno e mezzo e anche se non mi ha rinchiuso in una gabbia, ogni volta che scopriva che parlavo con un'altra ragazza, anche se era solo una collega, impazziva completamente. Addirittura ha dimenticato il giorno in cui ci siamo incontrati e ha iniziato a diventare isterica, dicendo che stavo parlando di un'altra ragazza. Poi mi ha bloccato su tutti i social, finché non si è ricordata di tutto. Ci ha messo circa un'ora, direi. Storia 5. Molti anni fa avevo una Camaro del 92 che tenevo in ottimo stato e guidavo quando ero in licenza. Una sera, mentre tornavo da un appuntamento, venni fermato da una poliziotta per eccesso di velocità. Mentre controllava i miei documenti, la poliziotta cominciò a farmi molte domande sulla mia auto, come se avessi fatto dei lavori al motore o se avessi sostituito il cambio. Nel corso della conversazione, la poliziotta mi rivelò di aver perso la verginità sul sedile posteriore della sua vecchia Camaro del 92, che poi ha venduto all'asta qualche anno prima. A quel punto la situazione diventò sempre più strana e la poliziotta cominciò a flirtare con me, raccontandomi della sua vita privata e delle sue avventure sessuali. Questo mi ha spaventato e, temendo per la mia sicurezza, cercai di allontanarmi dalla situazione il prima possibile, inventando scuse e dicendole che avevo già una ragazza. La poliziotta mi lasciò andare con un semplice avvertimento e il suo numero di telefono, ma io rimasi scosso dalla situazione, per il resto della mia licenza. Non riesco a capire come una persona così sbagliata abbia potuto diventare un ufficiale di polizia e mi chiedo se dovrei segnalarla, anche se ho paura delle conseguenze. Storia 6. C'era questa ragazza all'università, che era molto ma molto inquietante. Ero appena uscito da una brutta relazione e io le sono stato vicino, ma come amico, anche se non era il mio tipo in nessun modo. Comunque, era incinta del suo ex ragazzo e alla festa della facoltà lei voleva bere e divertirsi, ma tutti hanno rifiutato di darle da bere. Alla fine della serata lei mi ha detto: sai, forse dovresti solo salutare la tua futura figliastra e apprezzare il tuo amico quando sarà abbastanza grande. Ero così disgustato da quello che ha detto che dovevo andare in bagno e sono scappato via, evitando quella donna come la peste. Storia 7. Non riguarda me direttamente, ma una volta il mio dentista mi ha raccontato questa storia. Stava ancora studiando per diventare dentista e frequentava cliniche gratuite in zone povere, vicino al campus, per soddisfare i requisiti di pratica. Una ragazza è venuta diverse volte per curare alcune cavità e all'ultima seduta lui le ha detto: ottimo, abbiamo finito, tutte le tue cavità sono state riempite. Lei ha risposto nel lettino con un'aria sexy: non tutte, non tutte. Non è così terribile, ma aveva anche una relazione seria.
che era anche assistente dentale e che si trovava nell'ufficio in quel momento. E la combinazione, il luogo, la situazione e la circostanza l'ho spaventato così tanto che ha quasi corso fuori dallo studio. Ehi voi, siete pronti per scoprire cosa accadrà prossimamente? Tenete la curiosità alta e rimanete con me, perché ci sono ancora più incredibili storie mai dette in arrivo. Commenta qui sotto con la tua esperienza personale o con la storia che ti ha colpito di più. Non vedo l'ora di leggere le tue emozionanti avventure. E non dimenticare di condividere con i tuoi amici e iscriverti al canale per non perdere neanche un episodio di Storie Mai Dette. Storia 8. Quando avevo circa 16 anni e frequentavo ancora la scuola, una mia compagna di classe si è fissata con me e mi ha inviato tonnellate di messaggi strani, cercando sempre di sedersi accanto a me nelle lezioni di scienze e fissandomi molto spesso. Inizialmente sono stato solo gentile con lei, senza mai cercare di interagire più di tanto, ma poi è diventata davvero inquietante e mi ha fatto finire nei guai. Ad un certo punto i suoi messaggi sono diventati davvero preoccupanti e non sapevo cosa fare. Ricordo che la sera in cui la situazione è peggiorata mi ha mandato una foto del mio nome inciso sul suo braccio e non sapevo cosa fare. Adesso, guardando indietro, avrei dovuto subito chiedere aiuto a qualcuno, ma il giorno dopo stavo ancora cercando di capire a chi parlare quando lei ha iniziato a dire in giro che l'avevo chiesto di incidere il mio nome sul suo braccio. È stata una situazione terribile. Sono stato attaccato a scuola quel giorno. Sono arrivati addirittura i poliziotti a casa mia. Mi hanno sequestrato il telefono e mi hanno trattato come un criminale. Tutti, tranne i miei due migliori amici, sembravano pensare che io avessi fatto qualcosa di sbagliato. Il giorno dopo sono stato convocato nell'ufficio del preside e mi hanno detto che sarei stato espulso. I miei genitori sono stati chiamati e sono tornati a casa arrabbiatissimi, senza voler ascoltare le mie spiegazioni o il mio punto di vista. Fortunatamente, quella sera la polizia mi ha informato che avevano scoperto che io non c'entravo niente con l'incisione del nome sul braccio della ragazza e mi hanno chiesto scusa, sembrando veramente dispiaciuti. Hanno spiegato a mio padre che non avevo fatto nulla di sbagliato e che avevano parlato con il preside della scuola e che aveva assicurato che la ragazza non sarebbe stata presente quando sarei ritornato il giorno dopo. Deve essere stato molto frustrante vedere come gli altri studenti e l'amministrazione della scuola si siano precipitati a tirare le loro conclusioni, espellendo immediatamente quella persona. Voglio dire, siamo innocenti fino a prova contraria, giusto? Tutti meritano un giusto processo. Fortunatamente la situazione è stata corretta dalla scuola e la persona è stata espulsa. Ma questa è la strada che le scuole percorrono quando si mettono in mezzo a queste situazioni, rischiando di subire cause legali da parte di genitori arrabbiati. Se spegni il figlio di qualcuno senza motivo, poi devi aspettarti di scoprire cosa succederà. Storia 9. Ho frequentato una ragazza che era abbastanza danneggiata e aveva seri problemi emotivi da una precedente relazione. Non si fidava di me affatto, perché il suo ex l'aveva tradita, quindi naturalmente per lei tutti gli uomini erano così. Non mi lasciava mai andare nei bar con i miei amici, perché? Perché secondo lei l'unico motivo per cui i ragazzi vanno nei bar è per trovare ragazze da portare a letto. Una notte stavamo insieme e sono tornato a casa presto, per qualche motivo, che adesso non ricordo. Ero tra un appartamento e l'altro e stavo soggiornando a casa dei miei genitori. Mi sono svegliato all'1 del mattino e sono sceso a prendere un bicchiere d'acqua. Ho dato un'occhiata alla finestrella nella porta d'ingresso mentre passavo e cosa vedo? La sua vecchia Oldsmobile Alero di colore rosso. Si avvicina lentamente alla casa con le luci spente e poi si ferma alla fine del vialetto. Non c'è dubbio che stesse controllando se la mia macchina fosse lì e se fossi effettivamente a casa. Inutile dire che ero abbastanza spaventato. Non le ho detto nulla perché non volevo farla sentire imbarazzata, ma qualche giorno dopo sono tornato a casa presto, ho spento tutte le luci e ho teso.
Ed ecco che arriva di nuovo. Poco dopo mi presenta una sua amica, bellissima, è fuori dalla mia portata. La mia ragazza ha trovato una scusa per lasciarmi solo con la sua amica per qualche minuto, che ha immediatamente iniziato a chiedermi il mio numero di telefono e a dire cose come "dovremmo uscire insieme". Non sono il tipo più furbo del mondo, ma era evidente che era tutto organizzato. Non ho dato il mio numero all'amica e ho rotto con lei poco dopo. Bonus, ora sono sposato da 15 anni con una bellissima figlia e una casa meravigliosa. E ho appena scoperto la scorsa settimana che la mia ex fidanzata vive a due passi da me. Storia 10. Quando avevo 19 o 20 anni, lavoravo part-time al banco di un negozio. Durante il lavoro uscivo per andare alla mia auto e trovavo dei biglietti piegati sotto il tergicristallo. Erano casuali, del tipo "sei così carino, vorrei conoscerti". Non c'era alcun nome, quindi ho fatto finta di nulla e ho continuato a fare quello che dovevo fare. I biglietti diventarono sempre di più e sempre più frequenti e alla fine diventarono vere e proprie lettere d'amore. Parlavano di solitudine e del desiderio di essere la mia ragazza, ma era troppo timida per parlarmi. A quel punto iniziai a preoccuparmi, così chiesi ai colleghi se sapessero qualcosa. Ma nessuno sapeva nulla, sebbene trovassero la situazione abbastanza divertente. Poi, una notte, quando uscii per andare alla mia auto, non c'era nulla sotto il tergicristallo, ma notai un pacchettino con un'etichetta adesiva sopra. Aprii il regalo e trovai una bottiglia molto costosa di whisky, che poi buttai. Lessi la lettera, che era molto volgare, e ovviamente era scritta da una donna. Ancora non avevo idea di chi fosse. La situazione continuò con regali diversi nelle notti successive. Una busta di erba, un CD della mia band preferita, una carta regalo per un ristorante. A quel punto ero spaventato e parlai con il mio capo per vedere se poteva fare qualcosa. Mi hanno liquidato, dicendomi buona fortuna per risolvere la questione. Quella notte ho controllato la mia auto 3 volte per essere sicuro che fosse chiusa a chiave. E dopo il mio turno trovai un'altra bottiglia e una lettera. Il giorno dopo ho chiamato il mio capo e ho deciso di lasciare il mio lavoro, senza mai scoprire chi fosse. Storia 11. C'era questa ragazza con cui lavoravo. Ero sempre cordiale con lei e, conoscendo la sua vita privata, sapevo di tutti i suoi drammi familiari e relazioni. Un giorno, dopo il lavoro, siamo andati con alcuni colleghi in un bar e quando tutti se ne sono andati, siamo rimasti solo noi due. Non avevamo bevuto molto, solo 3 birre in 2 ore, ma lei si è seduta vicino a me e ha toccato il mio ginocchio diverse volte durante la serata. Quando l'ho offerto di chiamare un Uber per tornare a casa, lei mi ha chiesto se volevo andare con lei per tenerle compagnia. Ho rifiutato, dicendole che non mi sentivo a mio agio e che volevo tornare a casa per rilassarmi prima del lavoro. Lei si è offesa, ma alla fine ho accettato di portarla a casa. Poi, quando eravamo seduti in un parco vicino casa mia, ha appoggiato la sua testa sulla mia spalla e ha iniziato a toccarmi le gambe. Ho detto che non mi interessava avere una relazione con lei e ho cercato di fermarla, quando ha iniziato a toccare le mie parti intime. Ma lei non capiva e mi chiedeva se fosse colpa mia o se avessi problemi di sessualità. Alla fine ho accettato di fare sesso con lei solo per liberarmene, ma era una situazione molto stressante e non volevo essere coinvolto in quel modo. Ho evitato di incontrarla al lavoro per 5 mesi, finché ho deciso di lasciare il lavoro per non rivederla mai più. Grazie mille per aver ascoltato queste meravigliose storie mai dette. Spero vi siano piaciute tanto quanto a me. Se avete riso, sognato o riflettuto insieme a queste storie, lasciate un like e commentate qui sotto con i vostri pensieri e suggerimenti per le prossime storie. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere le prossime avventure. Noi ci vediamo presto con nuove storie emozionanti. Un bacio, a presto!